Il terzo dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 è garantire una vita sana e promuovere il benessere per tutti e a tutte le età. Così come persone in buona salute possono impostare uno sviluppo sostenibile, allo stesso modo uno sviluppo sostenibile può garantire e mantenere vita sana e benessere. Le persone in buona salute possono conseguire appieno il proprio potenziale, sono in grado di imparare, lavorare e sostenere se stesse e le proprie famiglie con un impatto fondamentale verso la società e l'economia globale. L'aspettativa di vita è cresciuta e la mortalità relativa si è ridotta. Nel 2019 la vita media era di 72,8 anni, scesa a 71 anni nel 2020-2021 a causa della pandemia, con una proiezione per il 2050 di 77,2 anni e 92 milioni di decessi, per il contemporaneo aumento e invecchiamento della popolazione mondiale. Il primo traguardo è ridurre il tasso di mortalità materna. Il secondo è ridurre il tasso di mortalità neonatale e infantile. L'OMS ha analizzato l'andamento della mortalità materna dal 2000 al 2020. Si ha un generale miglioramento, anche se la regione Americhe ha avuto un miglioramento seguito da un peggioramento. Questa è la distribuzione geografica. Muoiono ancora 800 donne al giorno e il 70% dei decessi avviene nell'Africa subsahariana. La nascita è solo l'inizio. Solo dopo i 5 anni migliorano decisamente le possibilità di sopravvivenza. La nascita a pretermine è la principale causa di morte, 46%, nel periodo 0-5 anni. Nel 2021 il valore globale di NMR, tasso di mortalità neonatale, era 18, 27 per l'area subsahariana e 22 quello per l'Asia meridionale. Il valore di NMR cresce di 53 volte tra la prima e l'ultima nazione analizzata. Questa è la distribuzione geografica di NMR, dati 2021. Notevoli progressi si sono avuti per la sopravvivenza infantile. L'indicatore utilizzato è il tasso di mortalità sotto i 5 anni, U5MR, per 1000 nati vivi. Nel 1990, U5MR era uguale a 93. Un bambino su 11 non arrivava a 5 anni. Nel 2021, U5MR è sceso a 38, con una diminuzione del 59% in 30 anni. Un bambino su 26 è morto prima di raggiungere i 5 anni. Questa è la distribuzione geografica di U5MR, dati 2021. Questa è la differenziazione di genere. In qualunque stato della Terra, se alla nascita sei maschio, hai sempre una probabilità più alta di non arrivare a 5 anni. La pandemia ha avuto una bassa mortalità infantile, ma ha colpito in termini di carenza di cure, mancanza di cicli di vaccinazione e di aiuto alla nutrizione. È migliorato l'accesso all'acqua pulita e l'igiene, riducendo la diffusione di molte malattie. Anche la malaria è regredita, ma la lotta continua, rallentata dalla pandemia. La polmonite uccide più bambini di qualsiasi altra malattia infettiva, 22% dei decessi. Ci sono stati lenti miglioramenti, ma fattori ambientali aumentano la probabilità di polmonite. Gli effetti dell'inquinamento indoor sono più gravi di quello ambientale. La terapia antiretrovirale, ART, ha ridotto l'impatto dell'AIDS, evitando 21 milioni di decessi. Ma non basta. Bisogna anche combattere l'epatite, le morti premature da malattie non trasmissibili, prevenire i fattori di rischio o da abuso di sostanze. L'OMS promuove campagne vaccinali universali che si sono ridotte durante la pandemia. La creazione del vaccino Covid in 12 mesi e la campagna vaccinale mondiale sono stati gli sforzi scientifici, economici e sanitari più grandi degli ultimi decenni. Questi sono i risultati. E questa la copertura vaccinale delle zone critiche. Gli ultimi traguardi chiedono di garantire la copertura sanitaria universale e i servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, di sostenere la sanità e lo sviluppo di vaccini e farmaci sicuri, economici ed efficaci. I traguardi dell'obiettivo 3 sono molto ambiziosi,
a meno di sforzi notevoli e molto coordinati a livello mondiale, difficilmente saranno raggiunti.